Un ordine del giorno sulla riorganizzazione degli uffici regionali e contro il declassamento dell'ufficio delle dogane dell'Aquila è stato approvato all'unanimità dal Consiglio Comunale. Un ordine del giorno che di fatto impegna il sindaco ad evitare qualsiasi azione tesa a depotenziare l'attività, l'azione e il prestigio dell'assessorato alle opere pubbliche che ha sede all'Aquila. Un ordine del giorno approvato dal Consiglio che è passato all'unanimità con 24 voti favorevoli su altrettanti presenti. Era stato presentato dal capogruppo di Fratelli d'Italia Giorgio De Matteo e prendeva spunto dalle notizie relative alla riorganizzazione delle strutture amministrative del settore opere pubbliche della Regione Abruzzo. I sindacati lo scorso 1° giugno hanno formalmente diffidato la Giunta affinché attivi il necessario confronto sindacale, finora mancato, e rispetti le procedure previste per legge. La proposta della Giunta regionale appare non essere suffragata da adeguate motivazioni, di qui la richiesta al sindaco di porre in essere tutte le opportune azioni politiche amministrative affinché non venga svilito il ruolo delle opere pubbliche regionale. L'ordine del giorno è stato emendato con due proposte. La prima impegna il sindaco della città, in virtù dell'immane patrimonio immobiliare pubblico, a creare una task force con la Regione Abruzzo per sopperire alle problematiche logistiche degli uffici regionali pescaresi, oggi alle prese anche con l'inagibilità della sede principale di Viale Bovio, così da evitare ai cittadini abruzzesi la spesa di oltre 40 milioni di euro per la locazione con l'acquisto dell'immobile City presso la città di Pescara. Questo emendamento ha avuto come primi firmatari Paolo Romano del Passo Possibile e Giorgio De Matteo Testa di Fratelli d'Italia, che sono stati i primi firmatari anche dell'altro emendamento all'ordine del giorno. Quest'ultimo, proposto dal sindaco Biondi, aggiunge alla questione della riorganizzazione delle strutture amministrative della regione anche la circostanza del declassamento dell'ufficio dogane dell'Aquila, dove permarrebbe la sezione operativa territoriale, ma la cui posizione dirigenziale sarebbe sottoposta alla sede della città di Pescara.